Il professor De Mauro, al termine del suo intervento all'IGF Italia, parliamo di alfabetizzazione e accesso alla rete. Questi due estremi del pendolo, dove possono portare il nostro paese? Beh, speriamo che lo portino avanti, perché purtroppo non abbiamo un buon sistema di educazione ricorrente degli adulti. Però che cosa vediamo? Che una fetta consistente della popolazione adulta in età di lavoro che ha perduto, dopo essere uscita dalla scuola, un pieno dominio delle competenze di lettura, scrittura, calcolo, accede alla rete e grazie all'accesso alla rete riesce a rinvigorire competenze appassite, per così dire. E si tratta, secondo una stima che ho cercato di fare, di un buon 18% della popolazione, che si aggiunge a quel 20% che ha un pieno dominio della lettura, scrittura e comprensione della vita contemporanea. Il dato più importante che lei ha trasmesso a questo convegno è che comunque il 60% della popolazione non è in grado di usare con competenza quello che legge, quando addirittura non sa esattamente quello che legge. Sì, il 71%, secondo le indagini osservative, fatte osservando i comportamenti effettivi delle persone, il 71% non ha le competenze minime indispensabili per orientarsi nelle informazioni e nella vita di una società contemporanea. Potremmo dire che hanno le competenze necessarie solo per guardare la pubblicità? È solo per subire la pubblicità e per essere non consumatori ma consumati, come qualcuno ha detto. Per terminare, quale sarebbe il passo che uno Stato previdente dovrebbe fare per ridurre questo divide totale? Dare la banda larga a tutte le scuole e favorire l'accesso alla banda larga e quindi l'accesso a internet. Grazie. Grazie a voi.